Il leader dell'opposizione armena ha chiesto un incontro al primo ministro ad interim per discutere della crisi politica in atto. Nikol Pashinyan ha chiarito che il meeting avrebbe dovuto tenersi in presenza della stampa, ma Karen Karatepian non si è mai presentato, pubblicando però un comunicato ufficiale in cui definisce inutili e senza futuro le negoziazioni. Il nostro movimento non era contro una persona, era contro il sistema corrente, un sistema che noi chiamiamo corrotto, ingiusto e illegale. E non potremmo dirci soddisfatti se non ci saranno cambiamenti reali in Armenia. Il 1° maggio il Parlamento eleggerà il nuovo primo ministro. Karatepian vuole rimanere in carica mentre Pashinyan continua a ripetere di essere pronto a governare il paese. Le dimissioni di Sarkisian non sono abbastanza per cambiare l'Armenia e in più questa non è una protesta, è un risveglio. È il risveglio di gente che chiede libertà e più trasparenza da parte del governo. Gli occhi di tutti sono puntati sulle elezioni del nuovo primo ministro del 1° maggio e su quello che succederà dopo, dato che Nikol Pashinyan ha dichiarato che non accetterà alcun candidato del Partito Repubblicano.